Cari amici e concittadini, abbiamo voluto questa sera, domenica, incontrare nuovamente voi concittadini perché crediamo che il confronto quotidiano che stiamo avendo con voi nelle zone del paese, nei vari rioni, debba essere completato e debba essere accompagnato da incontri e da interventi che noi facciamo in piazza San Giovanni. Mi fa piacere, mi fa estremamente piacere, fa piacere a tutti noi di Patto per Sava vedere tante persone che anche questa sera, in questa bella domenica savese sono qui presenti per ascoltare le nostre parole. Io vorrei cominciare esprimendo i miei più sinceri complimenti al laboratorio politico. Io ho ascoltato con molta attenzione le parole dell'amico Mino La Corte, le parole degli altri amici che hanno parlato dopo Mino La Corte, che sono intervenuti dopo Mino. Beh, è un esempio, ne abbiamo parlato in tante occasioni, mi piace rimarcarlo e sottolinearlo questa sera, quello del laboratorio politico è un esempio di buona politica, di politica pulita, di politica che anche in questa nostra realtà, in questo nostro paese può trovare spazio ed il largo consenso che il laboratorio politico ha ottenuto in questa tornata elettorale, credo accompagnato anche al largo consenso che noi di Patto per Sava abbiamo ottenuto, sta a significare che Sava, che i cittadini di Sava hanno bisogno di una buona politica, hanno bisogno di una politica onesta, di una politica trasparente, di una politica che dica alla gente la verità, che dica alla gente le cose come stanno. Ebbene, la scelta di lasciare libertà di voto, di non dare indicazioni politiche è una scelta che io rispetto, è una scelta che io condivido ed è una scelta che sta a significare che effettivamente c'è un rinnovamento politico in questa nostra città, in questo nostro paese. Ed è un rinnovamento politico che va dalla destra alla sinistra al centro ed è un rinnovamento che in tanti casi, ed è questo che a me piace, è un rinnovamento che non ha un colore politico, è un rinnovamento che guarda al bene del paese e al fatto che sia necessario arrivare ad un ricambio generazionale della politica in questo paese. Ebbene, noi abbiamo assistito in questi anni alla politica fatta da una generazione, una politica fallimentare, una politica che non ha avuto attenzione per interesse e per il bene comune del paese. E purtroppo ancora in questi giorni, in queste ore, stiamo assistendo, nonostante ci sia ancora la campagna elettorale in atto, nonostante si stia ancora camminando per le strade cercando di spiegare i programmi, di spiegare le nostre idee, ancora in questi giorni si pongono in essere atti che sono veri e propri schiaffi nel viso dei savesi. E io ho il dovere in questa campagna elettorale, questa sera, di fare presente, forse un difetto noi dell'opposizione l'abbiamo avuto in questi anni ed è stato quello di non venire ogni giorno, saremmo dovuti venire ogni giorno su questo palco a dirvi quello che veniva fatto. Ebbene, abbiamo sbagliato su questo e io faccio ammenda perché credevo che non fosse necessario, che fosse sufficiente l'opposizione fatta in consiglio comunale, sui giornali, per le strade, era necessario invece gridare e alzare la voce ancora di più, cosa che non abbiamo fatto e veramente faccio ammenda di questo, ma ancora oggi questa giunta e questo sindaco pone in essere degli atti che sono schiaffi nella faccia dei savesi. E quali sono questi atti? Beh, una istituzione, perché qui prima di essere soggetti politici il sindaco è un'istituzione, rappresenta tutta la città, rappresenta tutti i cittadini, rappresenta anche coloro i quali non l'hanno votato. Ebbene, vedere un sindaco che durante a pochi giorni dal ballottaggio, in piena campagna elettorale, ancora ponga in essere degli atti che sono in contraddizione e non negli interessi del paese è una cosa vergognosa che io questa sera devo denunciare. E a che cosa faccio riferimento? Io vorrei capire per quale ragione il Partito Democratico, il Partito Socialista e Noi Centro,
cioè i partiti che sostengono il candidato sindaco dottor Bellocchi, partiti che rappresentano oggi gli assessori all'interno della giunta Maggi, nonché Partito Democratico, partito del sindaco Maggi. Beh, io vorrei capire dal sindaco Maggi come mai, a distanza di pochissimi giorni, di una settimana, 10 giorni, dal turno di ballottaggio, quindi dal momento in cui voi deciderete chi dovrà essere il vostro sindaco per i prossimi 5 anni, come mai il sindaco Maggi viene folgorato sulla via di Damasco e decide di unificare l'area dei lavori pubblici all'area urbanistica? Beh, è una cosa che io vi voglio spiegare in 3 minuti, perché credo che sia importante per voi ed importante per farvi capire come queste persone, come il Partito Democratico, ancora oggi voglia tenere prigioniero questo paese. E voi non glielo dovete consentire, non glielo potete consentire, se questa arroganza viene ancora posta in essere in questi giorni, quando un sindaco, che è un'istituzione, dovrebbe porre in essere solamente atti di ordinaria amministrazione. E allora per 4 anni l'amministrazione Maggi ha ritenuto di tenere separate l'area urbanistica dall'area lavori pubblici. L'area dell'urbanistica era retta dal titolare, dall'architetto De Marco, l'area dei lavori pubblici dall'ingegnere Schirinzi. Adesso, a distanza di una settimana, il sindaco Maggi, folgorato, decide di accorpare tutto e di restituire tutto all'architetto De Marco, il titolare del servizio. Questo a 5 giorni, a 6 giorni dal turno di ballottaggio. Bene, un atto di scorrettezza politica nei confronti del sindaco, chiunque sia, anche dello stesso dottor Bellocchi. Vorrei che spiegasse per quale ragione, ed il dubbio che mi viene è che si stia pensando di ipotecare anche il futuro in questo paese, pur non rivestendo più la carica di sindaco. Beh, se è questo quello che il sindaco Maggi pensa, o il Partito Democratico che sostiene il dottor Bellocchi pensano, hanno sbagliato indirizzo e hanno sbagliato i loro calcoli, perché noi faremo una rivoluzione nel comune e non consentiremo che questi atti vergognosi posti a poche ore dal turno di ballottaggio, dal voto di domenica, ancora vengano posti in essere, prendendo in giro i savesi, prendendo in giro i cittadini che già al primo turno hanno espresso la loro opinione. Io denuncio questo fatto in maniera pubblica, non ho timore a che Maggi o chi per lui o chi avrà il coraggio di parlare, se hanno il coraggio di parlare da questo palco, perché credo che manchi anche il coraggio di venire e di dire le cose come stanno. Altro che rinnovamento con il Partito Democratico, il Partito Socialista e Noi Centro, cioè con tutti gli assessori che nel caso di vittoria del candidato sindaco dottor Bellocchi verrebbero rieletti. Quindi parliamo di tutto, parliamo di serietà, di competenza, parliamo di quello che volete, di onestà, ma non parliamo di rinnovamento, perché se il rinnovamento è il Partito Democratico, allora vuol dire che Sava al primo turno non ha capito nulla. E io credo che Sava, con i 3.400 voti che ha disputato al patto per Sava e al sottoscritto, abbia già dato un grande segnale, una grande volontà di rinnovamento, lo abbia già detto a chiare lettere, lo ha detto al primo turno quando c'erano difficoltà in termini elettorali, perché c'erano tanti candidati nelle famiglie, e lo dirà, ne sono convinto, in maniera ancora più forte, ancora più netta in questo turno di ballottaggio. Ora tutti i cittadini hanno la massima libertà di andare a votare e di andare a esprimere il loro voto. Ci sono 2 candidati sindaci, entrambe credo persone serie e oneste, che si sono messe a disposizione di questo paese. Adesso Sava ha la possibilità di scegliere, la possibilità di decidere, la possibilità di decretare chi sarà il sindaco per i prossimi 5 anni. E sento in giro alcuni discorsi, alcuni ragionamenti da parte dei grandi professoroni della politica savese. Sento dire che se dovesse vincere Dario Iaia, se Dario Iaia dovesse essere il sindaco di Sava, allora sarà un'amministrazione che durerà 7 mesi, 8 mesi, 1 anno. Beh, cari signori, mettetevi l'anima in pace, così come vi ho detto che noi faremo una rivoluzione, tutti gli assetti che voi avete consolidato nel comune noi li ribalteremo dall'altra parte, facendo riferimento a quell'atto di cui ho parlato prima. Anche su questo mettetevi l'animo in pace. Noi abbiamo deciso tutti insieme all'unanimità di andare avanti su una certa strada, ci siamo presentati a ottobre con le 5 liste che voi vedete su questo striscione, il 29 ottobre abbiamo intenzione di andare avanti e andremo avanti con queste 5 liste. Liste che esprimeranno gli assessori, la giunta dell'amministrazione nel caso in cui
dovessi essere eletto sindaco, scusate un attimo. Dicevo, si mettano l'anima in pace, perché se noi dovessimo vincere queste elezioni, e noi vinceremo queste elezioni se ancora non è stato chiaro e non è stato compreso da alcuni il patto Versava, il sottoscritto, tutti gli amici che vedete su questo palco governeranno e amministreranno questo paese per 5 anni. Fra 5 anni, sempre che noi si vinca, verremo su questo palco per essere giudicati rispetto a quello che saremo stati in grado di fare. Noi abbiamo la volontà, mettiamo a disposizione la nostra competenza, il nostro impegno, la nostra passione, il nostro entusiasmo, tutto quello che abbiamo cercato di trasmettere in questi 2-3 mesi di lunga e faticosa campagna elettorale. Io devo ringraziare tutti i candidati che si sono impegnati in questa tornata elettorale, tutti gli amici, tutte le famiglie, i nostri parenti che ci hanno sopportato in questa campagna elettorale. Abbiamo trascurato tutto cercando di spiegare, cercando di percorrere le strade di questo paese, cosa che faremo ancora fino a venerdì con i tanti comizi rionali che abbiamo organizzato. Abbiamo trascurato tutto perché il nostro intento era quello di cercare di spiegare il nostro programma e soprattutto, al di là del programma, quello di cercare di spiegare lo spirito con cui noi vorremmo governare, vorremmo amministrare questo nostro paese. E poi sento altri discorsi, altri pettegolezzi per le strade. Mi piace, perché le cose bisogna dirle in maniera aperta, bisogna essere trasparenti e non avere paura di nulla. Beh, sento fare tanti discorsi, tanti pettegolezzi nelle strade. Iaia sta comprando i voti da questa parte, se si va in quella pizzeria si mangia gratis perché basta andare e dire io sono di Iaia e quindi ti danno il panzerotto, eccetera. Allora facessero sapere a me qual è questa pizzeria, quali sono questi ristoranti, perché magari mando anche qualcuno dei miei effettivamente a mangiare. Allora, cari amici e cari cortesi avversari politici, cercate di confrontarvi in maniera seria, cerchiamo di confrontarci possibilmente anche su questo palco, se troverete un minuto di tempo in questa vostra impegnativa campagna elettorale, di venire a dire quali sono le vostre idee per Sava, qual è il programma, qual è la Sava del 2015, del 2020 che voi sognate e che voi immaginate e per la quale voi vi siete proposti. Fate questo, evitate. Carabiniere. Benissimo. Un elettore critico. Dicevo, cerchiamo di guardare un po' più in alto, di confrontarci sul piano politico, di confrontarci in maniera aperta, trasparente, con una dialettica politica che sia di un certo livello, ma evitiamo di fare pettegolezzo. Noi andremo avanti su questa strada. Già qualche giorno fa nel comizio di ringraziamento abbiamo spiegato come non abbiamo voluto fare apparentamenti con gli altri partiti, con gli altri movimenti, non perché noi riteniamo di avere l'autosufficienza per governare, ma perché pensiamo che Sava abbia bisogno di stabilità amministrativa, abbia bisogno di governabilità, e per poter garantire la governabilità è necessario che la coalizione di maggioranza, che i consiglieri di maggioranza siano uniti tra di loro. Ebbene, il ragionamento che io ho fatto e che è stato condiviso da tutti i miei amici è stato il seguente: se siamo stati uniti, è da un anno che noi facciamo campagna elettorale, se siamo stati capaci di trovare una coesione in maniera naturale, in maniera semplice sul programma, se siamo andati avanti in questa maniera, se tutti insieme abbiamo deciso di proseguire su questa strada, non vedo per quale ragione dobbiamo introdurre all'interno della coalizione delle situazioni che possono creare delle distonie tra di noi. Allora, per questa ragione, considerato anche il grande consenso che abbiamo avuto al primo turno, abbiamo ritenuto di andare avanti
come Patto per Sava, con le 5 liste che mi sostengono come candidato sindaco. Questa è la strada che noi abbiamo indicato, è una strada forse rischiosa, sarebbe stato più semplice fare degli apparentamenti, allargare ad altre liste, allargare ad altri candidati sindaci, ma in questo momento, nel momento in cui Sava può avere veramente una svolta epocale, una svolta generazionale, noi riteniamo che sia più opportuno, che sia più conveniente per il Paese rischiare. Rischiare in che senso? Presentare questa coalizione, perché Sava ha capito bene qual è il senso di questa coalizione, e non fare la politica con la calcolatrice o con l'aritmetica. Beh, la politica con l'aritmetica, come spesso viene fatta da altri colleghi qui di Sava, non sempre porta ad una sommatoria di voti, non sempre aggiungere delle liste o aggiungere dei candidati sindaci porta ad aumentare i voti. Bisogna vedere qual è l'obiettivo. Il nostro obiettivo è governare questo Paese. Per governare questo Paese è necessario che ci sia una maggioranza unita e coesa, e per noi il Patto per Sava, per noi le liste che sostengono il Patto per Sava sono più che sufficienti, sono più che adeguate per poter garantire un buon governo a questo Paese. Noi abbiamo le idee abbastanza chiare, probabilmente avremo anche fatto degli errori in passato durante la nostra vita politica, molti di noi li avranno fatti, probabilmente abbiamo fatto anche degli errori in campagna elettorale, ne faremo anche in futuro se avremo l'onore di governare questo Paese, ma una cosa io posso garantire: la buona fede, la passione, l'entusiasmo con i quali noi vogliamo governare, noi vogliamo essere messi alla prova da tutti voi. Io chiedo un grande consenso da parte del Paese, chiedo il consenso da parte di voi cittadini che siete presenti in questa piazza, in questa bellissima piazza questa sera, e chiedo il consenso, chiedo a voi di farvi portavoce del nostro messaggio, del messaggio di vero amore nei confronti di questo Paese. Chiedo che voi diciate agli altri savesi che questa sera non sono presenti in questa piazza che c'è un gruppo di persone, che è il Patto per Sava, ma che è anche il laboratorio politico, un gruppo di persone per bene, un gruppo di persone che hanno messo a disposizione la propria competenza, professionalità, entusiasmo, i propri errori, la propria vita a disposizione di questo Paese per fare il bene e per poter dimostrare che a Sava si può cambiare, che le cose si possono fare. Ci dobbiamo credere, noi di Patto per Sava ci crediamo tutti, siamo fermamente convinti che si può fare, che si può cambiare. Abbiamo bisogno di un ulteriore sforzo, di un ulteriore aiuto, di un ulteriore consenso, quindi io invito tutti voi a darci una mano, a dare una mano al Patto per Sava, a dare una mano a Dario Iaia a diventare sindaco di questo Paese domenica e lunedì prossimo. Grazie.